Hello, my name is Falcão. I'm the director of Comparso, shot here in Santa Marinella. With this film, I want to show the other side of Cinema da Mare, the people who watch us and see us in the streets, everywhere shooting our films. I hope you enjoy it. Thank you. Mamma, chi sono quelle persone? Ma? Mamma! Sì, che c'è? Chi sono quelle persone là fuori? Cinema d'amore. Della televisione? Davvero? Mi dispiace. Dove sta? Ho dormito da un amico. Devo rimettere un po' d'ordine nella mia vita. Forse tutta questa tragedia è servita. Ma sei sicuro di non voler venire al mare con me? Ma anche perché ci sta Alessandra. Sta qua un mese. Per una settimana non ci stanno i suoi genitori, quindi ci potremmo dare alla pazzia più assurda. Poi è tutto l'anno che mi sono allenato, flessioni, addominali, solamente per avere un fisico perfetto per lei. Guarda qua, guarda che fisicaccio assurdo. Giuseppe! Ma non ti rendi conto? Guarda qua. Ma l'anno scorso per lei ero un po' troppo magro. Quest'anno secondo te, dai, un pochetto sono migliorato, no? Giuseppe! Sì, stai in forma, stai bene. Oh, è lei. Dice che è appena arrivata. Ma sei davvero sicuro che non vuoi venire con me? Mi spiaggio, sicurissimo. Sì, grazie, rimango a casa. No, no, io sto Il solo. discorso è che abbiamo fatto una ripresa e ci sei finito in mezzo. È andata benissimo, va benissimo e ci servirebbe
una comparsa, qualcuno che stia lì. Tu hai tempo, puoi darci una mano? Per partecipare? E per far parte del film. Sì, sì. Dai, vieni, perfetto, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni con me, vieni, vieni. Ti faccio vedere. Zitto, immobile, siediti, siediti. Ok. Vedi quel bambino? Tu continua a guardare quel bambino, ok? Va bene? La posizione a posto? Ok. Capito? Tutto a posto? Sì, ok. Benissimo, dai. Motore. Partito. Audio. Partito. Scena 5, take 1. Azione. Capitale. È adorabile, assolutamente adorabile. E direi che per Frank la piscina è molto importante. Ma per averlo, si stanno accorgendo che potrebbero dover allontanarsi dal centro storico della città. Questo posto è più lontano dal centro di quanto avessimo in mente. I soffitti sono un po' più bassi qui, dunque non è coloniale. Sono un po' preoccupato per il budget. Avevamo stabilito 225.000 e questa arriva a 279.000. Spero di riuscire a trovare tutto quello che cercano, anche se quel prezzo è un problema. Quindi, con la seconda casa, Carol rientra nel budget con una casa coloniale vicino al centro della città. Ma Dan potrebbe dover sacrificare il suo amato giardino. Questa proprietà, Casa Palmas, è situata nel quartiere vicino al Parco di Santiago.